Allora, oggi parleremo di David Hume. David Hume nasce ad Edimburgo, in Scozia, nel 1711 e muore nel 1776. Senza dilungarci nelle notizie biografiche, ci limiteremo a ricordare l'opera principale di questo filosofo, e cioè il Trattato sulla natura umana, che uscirà tra il 1739 ed il 1740. Quest'opera non avrà molto successo e ad essa seguiranno negli anni successivi due opere di carattere più divulgativo, nelle quali Hume riprenderà gli stessi argomenti trattati nell'opera principale, e cioè le cose concernenti la conoscenza umana, quindi la teoria della conoscenza da una parte, e dall'altra il discorso sulla morale. Le due opere, uscita la prima nel 1748 e l'altra nel 1751, si intitolano rispettivamente Ricerche intorno ai principi dell'intelletto, scusate, Ricerche intorno all'intelletto umano, An Inquiry Concerning the Human Understanding, e la seconda, Ricerche intorno ai principi della morale, An Inquiry Concerning the Principles of Morals. Di solito Hume viene considerato un filosofo scettico, viene collocato nei manuali di storia della filosofia nella grande corrente dell'empirismo inglese. Ma a parte queste etichette, noi qui ci soffermeremo, in questo primo video, su un punto estremamente importante della teoria della conoscenza di Hume, e cioè sulla critica che Hume farà della necessità del nesso di causa ed effetto. Questo punto è importante non solo perché introduce qualche cosa di nuovo nell'ambito della riflessione intorno ai modi con cui noi conosciamo la realtà, ma perché ci consentirà poi, quando affronteremo lo studio di Immanuel Kant, di comprendere proprio la posizione di Kant, il criticismo kantiano. Dunque, di che cosa si tratta? Premettiamo intanto che Hume, come tutti gli empiristi, è profondamente convinto che tutta la conoscenza umana derivi dall'esperienza, cioè che i dati sui quali l'intelletto lavora per, diciamo così, formarsi, no, una propria visione del mondo, sono dati di esperienza. E di conseguenza, la ragione deve attenersi ai limiti segnati dall'esperienza. Non può parlare di cose che si trovano al di là dell'esperienza senza cadere in errore. Dunque, cerchiamo di capire che cosa significa che non vi è necessità nel legame di causa effetto, e lo faremo citando alcuni esempi che vengono proposti dal filosofo scozzese. Immaginiamo un tavolo da biliardo, io prendo una palla e la lancio contro un'altra palla. La prima palla colpisce la seconda e la muove. Ebbene, io dirò che la prima palla è causa del movimento della seconda palla. Quindi sarò portato a dire, a credere, che tra la prima palla e la seconda palla esiste un nesso di causa ed effetto. Cioè, nella successione di questi avvenimenti, la prima palla costituisce la causa del movimento della seconda palla. Ora, Hume sostiene che questo nesso
di causa ed effetto non è un nesso necessario. Cioè io adesso, questo momento, vedo l'effetto che la prima palla esercita sulla seconda, cioè il fatto che la muove colpendola, ma non posso dire che domani, ripetendo lo stesso gesto, io vedrò il medesimo effetto. Questo significa che il nesso di causa e effetto non è necessario. Cioè, non è una, come potremmo dire, una legge di natura che vale in ogni luogo ed in ogni tempo, e soprattutto che riguarderà anche il futuro. Non è qualche cosa che è destinato a ripetersi necessariamente nello stesso modo in cui io l'ho sempre sperimentato. Non sono autorizzato, diciamo così, a dire che domani questo fenomeno si ripeterà. Ma perché non sono autorizzato? Perché l'esperienza riguarda il momento presente e il passato, ma non riguarda il futuro. Cioè io del futuro non ho ancora un'esperienza. Quindi non posso dire che quel nesso di causa e effetto è necessario. Se dicessi che è necessario, pretenderei che esso valga anche per il futuro. Ma siccome del futuro io non ho alcuna esperienza, non posso assolutamente dire con certezza assoluta che quel fenomeno si ripeterà allo stesso modo. Ecco, detto in termini molto semplici, la critica che Hume fa alla necessità ed universalità del nesso di causa e effetto consiste in questa semplice riflessione. Per essere ancora più chiari, Hume propone un altro esempio. Certamente noi abbiamo nella nostra vita sperimentato che il sole ogni mattina è sorto e ha illuminato la terra. Ma io non posso dire che cosa accadrà domani. Per il fatto di aver sperimentato che il sole finora è sempre sorto, questo non mi autorizza a dire che anche domani il sole sorgerà. Può darsi che domani il sole non sorga. Quindi non c'è alcuna necessità delle leggi di natura che riguardino il futuro, per la stessa ragione che abbiamo detto poco fa, cioè perché del futuro non abbiamo esperienza. Siccome tutta la nostra conoscenza trova il suo limite, il suo alimento nei dati dell'esperienza, evidentemente su ciò che riguarda il futuro io non posso dire nulla. Può darsi che domani il sole sorgerà, anzi io sono, credo che domani il sole sorgerà, ma lo credo non in base a questa necessità, a una necessità presunta, no? Lo credo perché finora l'esperienza non ha mai smentito questa mia aspettativa. E allora qui arriviamo al punto un po' qualificante di questo ragionamento di Hume. Hume dice, certamente, diciamo così, io credo, no, che la prima palla di biliardo anche domani muoverà la seconda palla di biliardo, certamente io credo che anche domani il sole sorgerà, ma appunto, si tratta soltanto di una credenza, di una mia credenza, di una mia intima persuasione. Non si tratta di una legge oggettiva che sta scritta, per così dire, nella natura al di fuori di me. È una mia persuasione. E perché io ho questa persuasione? Questa persuasione è nata da un'abitudine, dice Hume. Quindi noi crediamo che le cose della natura continueranno a ripetersi sempre allo stesso modo perché siamo abituati a vederle,
ripetersi sempre allo stesso modo. Quindi la nostra conoscenza, in un certo senso, è frutto di una abitudine, di esperienze ripetute, nel tempo, che appunto inducono in noi una credenza, a belief, dice Hume, no? Una credenza. Ma una credenza è qualcosa di soggettivo, che io posso certamente, no, condividere con tutti voi, cioè noi, tutti noi siamo convinti, crediamo fermamente che domani il sole sorgerà e che se prendo una palla di biliardo e la lancio contro un'altra palla di biliardo, la seconda si muoverà, o se me la do in testa sentirò dolore. Ecco, tutti siamo convinti, no, che le cose accadranno in questo modo. Lo siamo in virtù del fatto che la nostra esperienza precedente, passata, ci ha mostrato che le cose si ripetono sempre allo stesso modo. Quindi non vi è necessità nel nesso causa-effetto, il che significa che del futuro io non posso dire nulla con assoluta certezza. Non posso dire nulla con assoluta certezza e quindi non posso nemmeno dare alle leggi di natura un carattere necessario ed universale. Può darsi che domani le leggi di natura cambieranno e che quindi i fenomeni si svolgeranno in un modo diverso da come si sono svolti finora. Questo io non posso dirlo, perché del futuro non c'è esperienza e tutta la mia conoscenza è sempre e comunque limitata all'esperienza. Un'esperienza che certamente finora si è ripetuta allo stesso modo e che mi ha permesso, attraverso questa abitudine, questa ripetitività dell'esperienza, mi permette di fare delle previsioni, mi permette di credere, appunto, di credere, ma non di essere assolutamente sicuro che domani, anche dopodomani, anche tra 1.000 anni, gli avvenimenti della natura seguiranno in un certo senso lo stesso corso. Ma, ripeto, non vi è necessità ed universalità in questa mia credenza. Questo è un punto importante che metterà in crisi poi Kant, Immanuel Kant, il quale invece cercherà di dimostrare nella critica della ragion pura che questo carattere di necessità e di universalità, invece, la scienza della natura, e in particolare la fisica newtoniana, ce lo è come. Ma Kant sarà costretto a giustificare questa necessità ed universalità delle leggi di natura attraverso quella che lui chiamerà una rivoluzione copernicana nel campo della conoscenza, che adesso qui è un discorso questo che non ci interessa, lo affronteremo semmai in un altro video. Dunque, questo è il punto, direi, qualificante, no? Della critica humeana. Questo non vuol dire che Hume fosse, diciamo così, un avversario della scienza, tutt'altro, tutt'altro. Hume è un ammiratore della fisica newtoniana, al punto tale che egli intende costruire la scienza della natura umana proprio attraverso il metodo sperimentale, no? Di cui Newton, prima di Newton, Galileo aveva dato un mirabile esempio, una mirabile applicazione nel campo della fisica.